Con un importante intervento di restauro, la soprintendenza ha restituito alla città di Galato nella chiesa del Crocifisso, un importante monumento architettonico nel tessuto antico della città. Gli ultimi lavori di restauro del santuario del Santissimo Crocifisso di Galatone, ultimati nel 2017, ci hanno dato la possibilità di riscoprire un episodio interessante dell'espressione artistica del Novecento in Puglia, il trionfo della croce dipinto all'intradosso della cupola da Mario Praier nel 1944. Abbiamo deciso quindi di valorizzare questo ciclo pittorico con un innovativo sistema di illuminazione. Il restauro del Santuario Santissimo Crocifisso è stato sicuramente uno degli interventi più complessi della nostra azienda, che ha affrontato la nostra azienda. Una prima fase ha riguardato soprattutto l'aspetto strutturale, quindi con il consolidamento delle murature, dei prospetti e anche dell'aspetto conservativo del recupero delle parti, diciamo, lapidee lavorate, delle parti scorniciate. Il secondo intervento è stato l'intervento della copertura, che ha comportato il recupero della capriata lignea della navata centrale del 1600, e l'ultimo intervento è stato quello di recuperare tutte le cromie, tutti i colori originali voluti dallo Zimbolo e da Melillo. E padre Melillo e lo Zimbolo, che hanno contribuito a realizzare una delle opere più interessanti e più belle del Salento a cavallo del 600 e del 700. Qualcuno dice sia una strana religione la nostra, perché esalta uno strumento di tortura, la croce. Questo santuario è la smentita più tenera e più bella. La verità della religione cristiana è che la croce è stata sconfitta dal crocifisso, da colui che c'è stato appeso sopra. Questo santuario, con la sua ricchezza, con la sua spiritualità, con la sua delicatezza nel trattare il tema della passione e della morte, ci dice che il Cristo ha vinto la morte. E vincendo la sua di morte, essendo nostro fratello, ha vinto la morte di ciascuno di noi. Allora, l'appello che già fu di San Giovanni Paolo II, non abbiate paura, trova in questo luogo tutta la sua concretezza. Non dobbiamo aver paura di ciò che uccide il corpo, ma dobbiamo aver paura di ciò che potrebbe far perdere l'anima. Qui l'anima si esalta. Il progetto di illuminazione è l'opportunità per leggere meglio l'architettura, in alcuni casi anche l'arte, l'opportunità di illuminare la volta della chiesa del Crocifisso, che per la prima volta dopo 24 anni riscopriva i dipinti di Mario Praier, è l'occasione per lavorare sulla tridimensionalità, di illuminare in maniera differente la volta, creando elementi di suggestione lavorando con LED con caratteristiche differenti, tali da poter evidenziare una percezione visiva non con gli occhi ma col cervello, perché il nostro cervello percepisce in modo differente. Da questo punto di vista, il sistema di illuminazione articola sistemi con temperature e colori differenti che vanno a saturare i colori, singoli colori della volta, e creano un effetto di tridimensionalità altrimenti non percepibile con sistemi di illuminazione tradizionali.